ad entrare nel merito dell'argomento lo facciamo in compagnia di Valerio Nobili per il Bambin Gesù, responsabile del reparto malattie epatometaboliche. Allora, ho sentito nel suo intervento una attenzione specifica alla obesità in età pediatrica. Ecco, gli studi di ricerca che cosa ci dicono su questo importantissimo momento di vita dei nostri ragazzi? Sì, ci dicono che ormai noi pensiamo obesità e pensiamo a un bambino malato, pensiamo a una compromissione di organi importanti come fegato, cuore, reni, e non possiamo più sottovalutare la cosa perché sappiamo che è una patologia evolutiva e comprometterà la salute di questo bambino che diventerà adulto. Ecco, però sapendo che quindi esiste questo problema, ci si interroga naturalmente su come tentare a provare di risolverlo, magari non nell'immediato, ma con un lavoro culturale che cominci dal bambino e arrivi poi all'individuo adulto. E questo è un problema, oserei dire, gigantesco. Abbiamo creato una popolazione pediatrica obesa e ci abbiamo messo 50 anni. Ne serviranno almeno altri 50 per invertire la tendenza. Lavoriamo, ricordatevi sempre una cosa che è orgoglio e dolore di questo paese. Noi siamo l'unico paese al mondo che ha una pediatria del territorio, che fa dell'Italia un paese probabilmente all'avanguardia nel mondo. Però non riusciamo a contrastare un fenomeno perché probabilmente noi stessi lo abbiamo sottovalutato. E allora è arrivato il momento di credere che l'obesità in pediatria è il primo problema da affrontare. Ecco, dal suo punto di vista, lei sicuramente sarà anche a contatto con le famiglie, no? Ecco, il genitore di un bambino che è clinicamente stato ritenuto obeso, come reagisce di fronte a questa notizia? Faccio un esempio di cui sono, diciamo, è il mio personale. Qualcuno dice, qualche scienziato dice, che per evitare la conversione mentale automatica euro-lira, che ancora facciamo tutti quanti, sì, ho comprato quella cosa, costa, sì, 10 euro, mazza, quasi, le mamme e le nostre nonne, per fare la conversione inversa, che il bambino grosso, grasso, non è il bambino sano, impiegheranno 3 generazioni. E probabilmente se noi non arriviamo prima non ci saranno queste 3 generazioni future. Quindi voglio dire, dobbiamo sovvertire anche credenze che fino a ieri erano popolari ma che oggi sono assolutamente dannose. Chiudiamo parlando di un argomento fondamentale, eppure le famiglie di oggi sono così attente all'attività dei propri figli. Cioè, è vero che i ragazzi passano molto tempo davanti al computer, però è anche vero che comunque io vedo mamme affannose nel far fare attività ai propri figli, ma forse la fanno male, perché se no non riesco a comprendere. Anche qui quello che dice lei è assolutamente corretto. Faccio anche qui un piccolo esempio. Noi, sapete, abbiamo al Bambin Gesù la medicina dello sport, ossia quei medici che per mestiere valutano le prestazioni sportive dei bambini. Se voi prendete un bambino di 8, 9, 10, 11 anni e lo portate in piscina, questo bambino ha un'attività natatoria che gli farà consumare, esagerando, 200-220 calorie nei 40 minuti di bagnetto. Escono, comunque hanno un panino col salame, con la mortadella, fate voi, e sono 320 calorie. È un bambino che prende quasi 4,5 kg l'anno andando in piscina. Ecco, voglio dire, dobbiamo ridisegnare tutto. Dobbiamo ridisegnare tutto.